Buongiorno mondo, buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo vlog. Parlo piano, cerco di non urlare perché la piccola Alessandra sta facendo la nanna e io sto approfittando di questo momento di liberté per editarvi il video spesa che avrete a questo punto già visto. Comunque io metterò online oggi o comunque in tardo pomeriggio, insomma cerco di mettervelo prima che posso. Perché appunto abbiamo fatto una spesa online ieri da Carrefour. Sapete che quando io faccio la spesa online è proprio perché non c'è altra soluzione, anche perché Carrefour non è tra i supermercati più economici, anzi, cerco sempre di seguire le offertissime. Avendo la tessera Payback, vado proprio a puntare i prodotti Carrefour, i prodotti diciamo non di marca se non proprio essenziali. Mi dispiace un pochettino perché puntualmente ogni volta che faccio la spesa online poi mi chiama al supermercato per dirmi: signora manca questo, signora manca quell'altro, oddio signora fa proprio vecchio, però vabbè, ho 32 anni ormai. E niente, quindi manca sempre qualcosa, tipo c'era un'offerta fantastica con scatolone delle salviette Pampers Sole Luna a 10 euro e pochi centesimi, quindi l'ho subito cliccato, l'ho subito acquistato, poi mi hanno chiamato, non l'offerta è da domani. Ma perché dico mettete il prodotto acquistabile sul sito se l'offerta è da domani? Boh, lo sapete voi? Io non lo so. Però vabbè, ci sono rimasta un pochino male, anche perché le cose che mi servivano di più, ovvero questo scatolone di salviette, lo Scottex, anche lì c'era un'offertissima, 12 rotoli a tipo 4 euro, 12 rotoloni di Scottex Regina, 4,38 euro, offertissima per me, anche perché con il cane, la cucina, insomma lo uso tantissimo lo Scottex, clicco, lo acquisto, poi mi chiamano e signora l'offerta è sempre da domani, che cavolo però, cioè non mettetelo nel sito se è da domani, mettetelo domani, però vagliela a spiegare, no? Vabbè, e quindi... Per carità, contentissima di aver speso quei 20 euro in meno, perché poi ovviamente ti scalano il prezzo di quello che ti portano effettivamente, di ciò che hai cliccato, però comunque mi ha dato abbastanza fastidio. Ogni volta in realtà mi dà fastidio, ma ieri non c'era alternativa, ragazze, perché diluviava veramente malissimo qui a Torino, veniva giù il mondo e per noi che appunto siamo senza macchina e quindi insomma ci deve essere almeno una, almeno non deve piovere per andare a fare la spesa e eravamo proprio senza più nulla in frigo, quindi l'abbiamo fatta online per questa volta seguendo attentamente le offerte, quindi selezionando molto bene i prodotti e devo dire che è venuta fuori una bella spesina, comunque la vedrete o anzi l'avrete già vista. Detto ciò, la bimba dorme, sono le 3 e un quarto, quindi inizio un po' tardi questo vlog perché stamattina ce la siamo presa con calma, abbiamo fatto colazione, insomma me la sono presa con comodo, ho dovuto allattare Alessandra, quindi adesso tra un po' la devo di nuovo svegliare, darle da mangiare, quindi la allatterò e poi vado a prendere Federico a scuola, che tra l'altro oggi è andato in gita, oggi è andato al Salone del Libro, quindi sono curiosa di sapere se si è divertito. Io direi che vado a spicciarmi, anche se vorrei star qua a chiacchierare un sacco con voi. Dopo devo farvi vedere anche un prodotto che mi è arrivato, offerto da Mercy Handy, spedito anche da, sempre con collaborazione con Octoly. Quindi insomma sono felice di potervi far vedere questo prodotto perché sono curiosissima anch'io di provarlo. Non ho mai provato nulla di simile, quindi è lassù, lo stavo osservando e dopo ve lo mostro. E niente, vado, mi spiccio e torno. Eccoci, salto temporale. Ho preso Fede a scuola, ho già allattato la piccolina e adesso sta di nuovo dormendo. Dopo riuscirò a farvela vedere. E ho un po' di cosine che sono arrivate che volevo mostrarvi. Nuove cosine per Alessandra principalmente. È una cosina per me e Ricky, un regalo di compleanno che non vi ho ancora fatto vedere perché è un po' che non faccio vlog. Quindi vi faccio vedere subito cosa c'è qui. Allora, è arrivato questo completino qua, guardate che carino, con Minnie, quindi questa diciamo vestitino da mettere sopra questo leggings qua a pois con scritto Minnie. E questo qui è grandino, mi pare 9 mesi, quindi lo metterò più avanti. Adesso non mi ricordo dove l'ho letto. Forse qui, sì, 9 mesi. Quindi questo
non lo lavo neanche ancora, lo tengo lì per più avanti. Poi è arrivato questo costumino qui per il suo primo bagnetto di quest'estate. Poi questo completino qua, veramente carinissimo, mi piace un sacco, con questo fiocchettone gigante sopra. È una canottierina con abbinato il suo pantaloncino, trovo super fashion, veramente carinissimo. Poi è arrivato questo, aspettate, perché con una mano è sempre complicato, questa tutina. Questa qua, se non erro, è 6, sempre 6-9 mesi, quindi grandina, però dipende poi come vestirà lei, eh. Magari la metterò un po' prima. Ed è blu con questo coniglietto, tutte queste balzette blu con i cuoricini, qua che sembra che ha le bretelline, veramente carina. E appunto col suo piedino, è proprio una classica tutina più da casa, diciamo, da sfruttare anche come pigiamino. Veramente bellina, anche questa poi la andrò a lavare più avanti. E poi aspettate, c'è ancora questo con un bigliettino e all'interno abbiamo questo leggings simil jeans, sempre 6 mesi. Adesso non so se rende in videocamera, ma è proprio un effetto jeans. Con tutti questi pois luminosi, punti luce direi, che non sono brillanti né rilievo, sono proprio stampati. Speriamo lavandoli che non vadano via, ma se avete qualche tecnica per non far andare via questo tipo di cose, fatemelo sapere. Io solitamente giro i pantaloni al contrario, speriamo bene. E poi questa magliettina abbinata con scritto "Sono la ciliegina sulla torta". Veramente, veramente carino. E anche questo ovviamente 6 mesi, quindi aspetterò un pochettino a lavare tutto perché insomma sistemo nei cassetti e poi quando è quasi ora di usarli li andrò a lavare. Anche perché se li lavo adesso, conoscendomi, poi li rilavo, quindi inutile. E voilà, queste sono le cosine ultime che ci sono arrivate. Poi è arrivato sempre per il nostro compleanno, quindi un regalo fatto sia a me che a Ricky. Questa centrifuga elettrica che non vedo l'ora di provare è di Casanova, se non mi sbaglio. Vediamo se c'è scritto da qualche parte. No, ma mi pare che la carta regalo fosse Casanova, quindi probabilmente lo trovate lì e non vedo l'ora di usarlo, anche perché non ho mai avuto la centrifuga, quindi non vedo l'ora di provare a fare qualche estratto tipo lace, insomma, si possono fare un sacco di cose, quindi proverò, proverò, non vedo l'ora. E niente, queste sono le novità. E poi volevo farvi vedere questo prodottino qua. Questo prodottino qua mi è stato gentilmente offerto da Mercy Handy e spedito da Octoly, che ringrazio e saluto. È appunto un trattamento di 14 giorni per lo sbiancamento naturale dei denti. E mi è piaciuto tantissimo perché è 99% di origine naturale, quindi all'interno ha, ora ve lo dico, all'interno ha soltanto olio di cocco, carbone attivo e aromi golosi e poi l'azienda indica tanto tanto amore, perché è vero, i loro prodotti sono sempre fatti con molta cura e hanno anche dei packaging particolari e poi soprattutto quello che realmente dicono effettivamente fa. Devo dire che anche con il gel lavamani mi sono sempre trovata benissimo, quelli piccolini che vi ho fatto vedere l'altra volta, e sono curiosissima di provare questo trattamento 14 giorni, anche perché io, col fatto che ho queste due macchioline bianche sui denti, sinceramente sbiancare anche il resto del dente, che non è che sia giallo, però col fatto che ho queste macchie estremamente bianche, non sembrano mai abbastanza bianchi i miei denti, e quindi sono veramente curiosa di provarli. Ovviamente lo proverò per tutti i 14 giorni. E ve ne riparlerò anche a fine trattamento, vi dirò come mi sono trovata. Questo è Holy Mint, quindi al gusto fresco menta, è il trattamento naturale all'oil pulling, quindi sono curiosissima di,
di provarlo, quindi ringrazio tantissimo Mercy Handy per questo prodottino e anche Octoly. Ovviamente questo lo potete trovare, vi lascio sempre tutti i riferimenti per questo, anche per questo prodotto, sempre nell'info box. E niente ragazze, adesso io vorrei guardarmi un film, aspettate perché volevo vedermelo con Fede, che adesso da bravo bimbo si sta sistemando la cameretta e le fatidiche patatine, acquistate l'altro giorno proprio per questa occasione, perché siamo io e lui da soli, e io direi di fare un pacchettino di Fonzie e un pacchettino di Yonkers, però ci va la sedia perché devo arrivare lassù. Decideremo ora su da cellulare, magari do un'occhiata a vedere cosa possiamo guardarci, perché ci sono un sacco di cartoni carinissimi, di quelli proprio che fanno ridere, su Infinity, e ci stanno due patatine. Allora, papà, come mai sei venuto da noi? Chiaramente volevo parlare con vostra madre. Allora? No, devi dire ciao, come stai? Oh, scusa, ho un appuntamento di lavoro. Cucù! Guardate chi c'è, che ha sonno e che vi voleva salutare. Voleva farmi un salutino perché lei è il ciuffo. Sì, ebbene sì, anche se le lavo i capelli c'ha quel cornino lì con la sua rosa dei capelli. patatina. Allora, guardi la videocamera, eh? Ah, ti piace? Ciao ciao, dice le ziette virtuali. E tra poco vuole andare a nanna, infatti è un po' stanchina, si sta un po' lamentando perché ha mangiato già da un po'. Ci siamo cambiate perché non vi dico cosa c'era in quel panno lì, perché ah, non dovevo dirlo, scusa, era piena di cacca. E in sintesi, aspettiamo il papà. Allora ragazze, denti lavati, per ora sto utilizzando ancora lo spazzolino. In realtà da quando sono tornata dall'ospedale che sto utilizzando lo spazzolino, nonostante io abbia acquistato già le ricariche per, adesso non ce l'ho sotto mano, non so dove l'ho messo, per il mio spazzolino elettrico, perché il mio era consumatissimo, quindi le ho comprate ma non l'ho ancora spacchettato, non le ho ancora utilizzate. Volevo provare questo prodottino qua di cui vi ho parlato prima, di Mercy Handy, per capire un attimino. Allora, è un trattamento 14 giorni, 99% naturale, e lo potete trovare sul sito di mercyhandy.com, vi lascio tutti i link del caso sotto, oppure direttamente su Octoly o da Sephora. E è veramente molto carino, ma come tutti i prodotti di Mercy Handy sono molto ben curati. Ci sono le istruzioni all'interno, vediamo un po' cosa dice, ho paura di sbagliare, vediamo un attimo se è facile o meno, ma sembra semplicissimo. Sono già divise in 14 bustine fatte così, è tipo, sembra tipo un gel, sembra un antistress. Allora, versare l'intero contenuto della bustina in bocca, che buono. Fare degli sciacqui delicati per 10 minuti cercando di muovere bene l'olio in tutte le parti della bocca. Sputare il prodotto, sciacquare e sorridere al mondo. Proviamo. Voglio fare una prova, anche se non, ovviamente non sarò tutti i 10 minuti in video, però insomma, da dirvi giusto... carino, Love and Smile Detox. Vabbè, proviamo. Vediamo un attimino come si apre. Ok, c'era il trattino, ragazze. Se lo acquistate c'è proprio il tratteggio, quindi non fate come me che mi sono ammazzata 2 ore. Ok. Vabbè, vado. Ragazze, fatto. Sono stata 10 minuti. Poi ho sciacquato, ho sputato tutto e ho sciacquato. Devo dirvi la verità, la sensazione è un po' strana perché comunque c'è anche dell'olio e quindi subito fa un po' effetto, però il gusto è veramente molto fresco, molto buono, quindi fa piacere comunque. Quindi fatemi sapere se poi l'avete provato
e insomma farò questo trattamento per 14 giorni, vediamo cosa succede. E direi che tra poco vado a nanna. Mi sono appassionata a questa cremina qua che vi avevo fatto vedere della Origins e mi piace tantissimo. In realtà subito è un amore e odio questa crema, perché quando la metto subito ha un odore strano, sembra quasi rosmarino. Buonissima dopo un po', cioè nel senso mi piace dopo un po', quindi mi piace proprio, mi fa addormentare serena, proprio mi sento il suo profumo e è buonissima. E niente, quindi ho fatto tutto, ho lavato i denti, ho fatto la pulizia, ho lavato i piatti, insomma ho fatto tutto quanto, quindi ora mi vado a riposare. E niente, vi auguro la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao.